A oltre 2 mesi dalla scomparsa, Firenze è dedicata, la bimba di 5 mesi peruviana svanita nel nulla. Abbiamo chiesto un parere sulla vicenda alla ex PM Maria Angioni, che seguì il caso di Denise Pipitone. Il contegno dei genitori ci fa pensare che essi sappiano molto di più di quanto hanno riferito agli inquirenti. Il tentativo di suicidio di entrambi può essere interpretato come l'effetto di una sicura comprensione da parte loro del movente di quanto accaduto. Non sono ricchi, ma possono avere contratto dei debiti di fonte illecita, per il cui adempimento i creditori non possono certo rivolgersi ai tribunali. Debiti pertanto che non possono essere esatti, riscossi se non attraverso la pressione esercitata da un'azione criminosa. Sono frequenti nella statistica criminologica i sequestri di persona commessi contro chi non abbia pagato una partita di droga o contro i suoi familiari, in particolare contro i figli. Non dimentichiamo che nello scantinato dell'ex hotel Astor è stato anche trovato nel corso della perquisizione, comunque tardiva, un tavolo con alcuni oggetti che potrebbero far pensare a un piccolo laboratorio per il taglio degli stupefacenti. La pista della droga non esclude eventuali altri traffici e vendette. Quanto ai rapimenti per droga, si pensi ai casi del 28enne sequestrato a Brescia nel marzo del 2022, al 22enne trentino rapito nel settembre del 2016 a Levico, il marocchino sequestrato nell'agosto 2017 ad Acqui Terme, il rapimento del figlio di Maurizio Valeri nel dicembre 2022 a Roma e così via, per rimanere alla sola Italia. Si tratta di sequestri che da un lato servono come mezzo di pressione affinché il debitore si procuri in qualunque modo, di solito attraverso ulteriori attività illecite, i soldi e saldi il debito. Dall'altro, come esempio, come mezzo di dissuasione verso tutti gli altri effettivi e potenziali debitori perché paghino e non ci pensino più 2 volte a pagare.